Ciao a tutti, benvenuti alla posizione 17, l'ultimo video prima della tosatura estiva, perché insomma si sta iniziando a soffrire il caldo con questa parrucca, quindi bisognerà ovviamente porvi rimedio, ma vi regalo ancora la posizione 17 con questo bellissimo look molto pettinato. In posizione 17 troviamo un regista della Madonna, se dovessi giudicarlo solo tecnicamente parlando, quindi solo registicamente parlando, probabilmente sarebbe in una top 10 senza alcun ombra di dubbio, ma lo troviamo un pochino più arretrato perché con questo regista io ho questo rapporto: se guardo un suo film non distacco lo sguardo dallo schermo, talmente tanto è magnetico quello che guardi, il modo in cui lui ti racconta una storia. Ma se non guardo un suo film per qualche motivo specifico, mi faccio un rewatch o esce il suo nuovo film, quindi guardo quelli vecchi, non è un regista che vado a cercare, perché non fa film particolarmente divertenti da guardare o particolarmente facili da guardare. Ce ne sono un paio che vedo più volentieri degli altri, tutti gli altri li guardo quando faccio i rewatch, perché io non, è raro che mi metta a vedere un film così a cazzo di un regista. Tendenzialmente quando c'è un regista che mi piace guardo un po' tutti i film che ha fatto. Sono fatto strano per dire, è uscito Strade Perdute in 4K di Lynch e ho detto non posso guardarmi Strade Perdute a cazzo, devo guardarmi anche tutti quelli prima di nuovo. E quindi funziona così, non ci posso fare niente. E quindi non è un regista che dico, oh stasera mi guardo questo, che bello, di chi sto parlando? Allora, sto parlando del signor Paul Thomas Anderson. Che gli possiamo dire di questo tizio? Allora, tra l'altro è curioso perché io da ragazzino, anzi da bambino proprio, non c'era internet, non c'erano i mezzi di oggi, quindi io andavo al cinema, certo non a vedere i film di Paul Thomas Anderson, ma andando a vedere Mortal Kombat, Resident Evil, ne avevo visto anche un altro, forse Punto di Non Ritorno. So che andavo al cinema a questi film che erano di Paul Anderson, no? Paul W.S. Anderson. Io non sapevo la differenza. Poi esce Magnolia, che io andai a vedere perché c'era Tom Cruise, quindi non per chissà, e di Paul Anderson ho detto vabbè dai, sarà divertente, sarà, cioè, non c'era un modo per poter capire che erano due persone diverse. E quindi andai a vedere Magnolia pensando di andare a vedere il nuovo film con Tom Cruise ed era il regista di Mortal Kombat. Vabbè, adesso non voglio entrare in questi aneddoti, però conobbi comunque effettivamente Paul Thomas Anderson andando a vedere Magnolia. Allora, come ho visto Paul Thomas Anderson io in quest'ordine qua, quindi un po' strambo perché ho visto Magnolia, poi ho visto Il Petroliere, poi ho visto The Master, non ho visto subito Vizio di Forma, ho visto Il Filo Nascosto, poi ho recuperato Vizio di Forma e poi ho visto l'ultimo di Cori Spizza. Poi tra, se non dico una cagata, Vizio di Forma e Licorice Pizza ho visto quelli che mi mancavano, quindi Ubriaco d'Amore lo vidi all'epoca, cagata, recuperai Boogie Nights, che l'avevo visto ma non sapevo neanche che fosse di Paul Thomas Anderson, me ne sono accorto di averlo già visto quando l'ho visto per la prima volta, che in realtà era la seconda, e da bambino mi aveva annoiato a morte, non ci capivo un cazzo. E Sydney, il suo primissimo film, che recuperai scaricato perché non credo esista a tutt'oggi una versione Blu-ray italiana. È un regista che, paradossalmente, il suo film più famoso, quello comunque più popolare da un punto di vista commerciale, fatta eccezione forse per Il Petroliere, è proprio Magnolia, che lo ha consacrato un po' nell'Olimpo hollywoodiano e che in Italia un'edizione home video decente di questo film manca. Esiste in Blu-ray in qualunque paese del mondo, tranne che in Italia. C'è il DVD che ce l'ho, era tra l'altro una bella edizione, due dischi e tutto quanto, però è un master vecchio come il cucco, in Blu-ray l'hanno già restaurato, quindi insomma io spero prima o poi nel 4K, anche perché, e qui mi collego a quello che avevo detto all'inizio, Paul Thomas Anderson, tecnicamente parlando, forse uno dei migliori registi degli ultimi anni, anzi degli ultimi 20-30 anni, soprattutto per l'aspetto visivo dei suoi film, non solo per come muove la macchina, per come riesce a essere estremamente fluido tra una scena e l'altra, ma anche per il tipo di pellicola scelta e per il tipo di ottica che usa, anche perché Paul Thomas Anderson, oltre a essere regista, è anche fotografo dei suoi film, non di tutti, credo, ma comunque un regista che
fa il fotografo di film non significa semplicemente ah, scelgo la color correction, sto cazzo. Significa girare tutto da solo, significa scegliere la pellicola, significa scegliere le lenti da utilizzare, il modo in cui i colori si devono sposare con le lenti che utilizzi. Insomma, c'è tutto un background enorme dietro. Quindi anche per questo i film di Anderson, restaurati o comunque da vedere nel miglior modo possibile, sono sempre qualcosa di estremamente affascinante, soprattutto per uno come me e come tanti altri che studiano cinema, che amano la regia, che amano la fotografia e che quindi trovano in un regista di questo tipo ovviamente una sorta di eiaculazione, perché è tutto quello che tu vuoi vedere in un film. Ma le storie che racconto ovviamente non è che dici stasera sono allegro, mi guardo il filo nascosto, sto cazzo, cioè non è un film che prendi e metti così tanto per... Vedo, l'unici due film che vedo tutto sommato molto volentieri di Anderson senza chissà quali grandi preamboli sono per l'appunto Magnolia, che non mi ha mai annoiato neanche da ragazzino. L'ho visto che avevo 12 anni, poco più, non ci ho capito un cazzo ma mi era piaciuto, non so bene che cosa ma mi era piaciuto. E Boogie Nights, che da quando l'ho rivisto in Blu-ray in Italia, tra l'altro con un bellissimo restauro della CG Entertainment, l'ho trovato un film fantastico. Io sono uno di quelli che dice che Paul Thomas Anderson ha raggiunto il suo apice molto presto. Secondo me, meglio di Magnolia non c'è mai stato nulla. Uno ti dicono Il Petroliere. Il Petroliere è un grandissimo film, sicuramente, nella top 3 di questo regista. Secondo me, sia narrativamente, che fotograficamente, che registicamente, inferiore a Magnolia. Poi ci arriviamo al perché. Secondo me, ovviamente. Sydney, primo film. Un esordio crime noir dove secondo me c'è già un botto di Paul Thomas Anderson, anche se si sentono un po' le influenze da cui è arrivato Paul Thomas Anderson. Mentre poi con Boogie Nights, per il suo secondo lavoro, e poi con Magnolia c'è già un nuovo modo di girare, Sydney è ancora figlio del crime noir degli anni 70 e 80, soprattutto degli anni 70. Prendete un po' i film di Lumet, di Coppola, di Scorsese ovviamente, metteteli un po' insieme, dategli a un regista giovane con una storia crime che sembra uscita da quel periodo e avrete Sydney di Paul Thomas Anderson. Film che mi è piaciuto, indubbiamente, ma credo a mani basse di poterlo definire comunque il meno bello, per quanto bello, cioè film brutti non ne ha mai fatti. Ma Sydney è forse quello che, per quanto sia bello da guardare, è sicuramente quello che almeno a me ha dato un po' meno. Per quanto, quando l'ho recuperato, avevo visto comunque un film, un'opera prima, poi con ragazzi, cioè teniamoci, è un bellissimo film. È ovvio che quando parliamo di un regista che ha nel suo curriculum in Petroliere e Magnolia, qualunque film non sia quell'altezza è meno bello, no? E quindi è un po' sfigato in questo senso qua. Passiamo a Boogie Nights. Boogie Nights è uscito in un periodo bislacco per Hollywood, perché è una decostruzione del mondo hollywoodiano, del sogno americano legato al mondo del cinema, parlando ovviamente del cinema pornografico, di un periodo storico molto particolare americano, degli anni 70, di come c'era il cinema mainstream che stava esplodendo da film come Guerre Stellari, Taxi Driver, Rocky, eccetera, e c'era quest'altra categoria, e Paul Thomas Anderson lo gira oggi, quindi negli anni 90, come un film indubbiamente legato a un periodo storico particolare, ma è una critica al cinema di quel momento lì, ed è interessante questo aspetto, anche perché da lì a brevissimo sarebbe uscito Mulholland Drive, che fa la stessa cosa, solo in chiave thriller. E non è poi nel primo, né stato l'ultimo, che ha decostruito Hollywood in quel modo. A mio parere una delle migliori performance di Mark Wahlberg, acerbissima, ma perfetta, perfetta. Non lo so, io quando ho visto Mark Wahlberg in quel film ho detto, porca puttana, fa quasi strano, perché è un attore della Madonna, eppure non ha mai... Sarà che alterna film estremamente divertenti, cazzari, a film impegnatissimi, no? Questo è riuscito a fare The Departed, Transformers, ed essere sempre comunque credibile, perché non è facile. Non pensate che sia facile fare entrambi i generi e essere al servizio di due registi, di tanti registi in realtà, perché Wahlberg ha fatto un sacco di film d'azione divertenti. Ed essere sempre in forma, in questo è... Non so, ho trovato una scelta assolutamente perfetta. E in Boogie Nights abbiamo l'intro di quella che poi è la rivoluzione registica di Magnolia. C'è, allora, intendiamoci, non è una rivoluzione registica, nel senso non l'ha mai fatto prima nessuno, perché c'è stato Robert Altman che aveva già fatto qualcosa, ma
non come Magnolia e non come Boogie Nights, nel modo soprattutto Magnolia ovviamente. Ma cosa succede? Thomas Anderson si è trovato tra le mani la capacità enorme di essere estremamente fluido nel passare tra una sequenza e l'altra quasi senza fartene accorgere a te come spettatore. Questa capacità, che poi ha ispirato tantissimi registi, nostrani, ad esempio Gabriele Muccino, senza Paul Thomas Anderson non avremmo mai avuto lo stile registico dell'ultimo bacio, e che poi ha regalato anche a Will Smith la nomination all'Oscar con quello stile lì, perché arriva proprio da quella scuola lì. Ma cosa ha fatto Paul Thomas Anderson? Si è visto bravo nel riuscire a creare una fluidità narrativa e registica di pari passo, no? Quindi ha scritto Magnolia, che è un film estremamente corale, quindi con tante storie che si mescolano, che è l'ideale per un regista che è in grado di passare da una storyline all'altra. Vi potrei fare l'esempio, ma ci vorrebbe un video dedicato solo a Magnolia e all'ultimo bacio. C'è un momento nell'ultimo bacio in cui la cinepresa passa da i personaggi maschili protagonisti, che sono in uno scantinato che si fanno fare dei piercing, mi sembra. La cinepresa si alza, esce dalla cantina e va a prendere il personaggio della Sandrelli, lo segue, finisce la storia della Sandrelli e va un altro personaggio. Questa roba qua arriva direttamente da Magnolia. E lo dice lo stesso Muccino, non lo dico solo io, e in una conversazione con Will Smith, parlando proprio dell'ultimo bacio, raccontavano di come tutto arrivava da questo stile narrativo visivo che arrivava preso appunto da Paul Thomas Anderson. La differenza con Robert Altman, che per quanto ci fosse qualcosa di analogo in alcune situazioni, era comunque su uno stile un po' datato, no? Nel senso che era legato a quello che accadeva in quegli anni là. La regia di Magnolia, a mio parere, ovviamente, tra 50, 60, 100 anni sarà ancora studiata e sarà ancora estremamente attuale, perché ha quella fluidità incredibile che almeno, credo, a un ragazzino come me, avevo 12 anni quando l'ho visto, non ha pesato, perché il film era fluidissimo nonostante le 3 ore di minutaggio. E questo è tutto. Montaggio e regia sono la chiave nei film di Paul Thomas Anderson. Non sembra funzionato, secondo me, adesso poi ci arriviamo, perché a volte la durata vince, però cioè la pesantezza, però qui era praticamente perfetta questa roba qua. Ubriaco d'amore è un film che quando lo vidi la prima volta mi aveva un po' deluso. Ne arrivavamo da Magnolia, inevitabilmente qualunque film avrebbe fatto sarebbe stato deludente. E rivisto oggi, l'ho visto non più di 2 o 3 anni fa, raga, riguardatelo, Birdman di Iñárritu, senza Ubriaco d'amore non esisterebbe. Preferisco Birdman, senza alcun ombra di dubbio, ma di nuovo lo stile registico e soprattutto il modo in cui le musiche sposano la regia di Ubriaco d'amore è Birdman. Addirittura le musiche sono quasi uguali, gli stacchi di montaggio, i piani in sequenza, il modo in cui seguiva Adam Sandler ricordano un botto il momento in cui segue Michael Keaton, Edward Norton dentro quel teatro, lì lo seguiamo nella location dove il personaggio lavora, non mi ricordo il nome del personaggio. Riguardatevi davvero Ubriaco d'amore e poi vedetevi Birdman, è una roba impressionante il fatto che sia quasi una copia l'uno dell'altro. Siamo sempre lì, no? Nel momento in cui grandi registi copiano, sono grandi registi che copiano, va bene, nel momento in cui un regista massacrato copia, tu copi da lì, tutti copiano. Il fatto è che alcuni ci va bene che copiano, altri no, perché ci dà fastidio quel regista lì. Io ripeto, non mi ricordavo così tanto Birdman dentro Ubriaco d'amore, ce n'è veramente veramente tanto, e negare questa cosa solo perché ci piace Birdman è sbagliato. Non toglie nulla a Birdman, non toglie nulla a Iñárritu, ma senza Ubriaco d'amore secondo me Birdman sarebbe stato un film molto diverso, almeno dal punto di vista visivo. Però, ripeto, bel film, assolutamente sì, meglio di Sydney, soprattutto di nuovo per quello che ha fatto a livello visivo e estetico, ma sicuramente dopo Boogie Nights Magnolia è un enorme passo indietro. Arriviamo alla pietra dello scandalo, Il Petroliere. Il Petroliere, film storico, ovviamente, con Daniel Day-Lewis, probabilmente sì, una delle migliori performance di Daniel Day-Lewis, se non forse la migliore. Direi che con Il mio piede sinistro, Nel nome del padre se la giocano, ma insomma, Daniel Day-Lewis ha sempre fatto grandi performance, quindi cambia poco se sia la migliore o meno. Un film che per molti è il miglior film di Paul Thomas Anderson, io non sono mai stato d'accordo su questa cosa, non perché non sia un bel film, tutt'altro, è un capolavoro del cinema, senza se e senza ma,
fotograficamente parlando, la scenografia, gli attori, qualunque cosa. Ma perché la trovo una storia che, al di là del fatto che lui l'abbia raccontata in quel modo, e che lo ha reso ovviamente il film che è una storia che però poteva anche raccontare qualcun altro con il suo stile, non sarebbe cambiato un granché, nel senso che avremmo comunque potuto avere quel tipo di storia lì. Magnolia, come l'ha raccontata lui, nessun altro lo avrebbe fatto, perché il modo in cui l'ho raccontato prima di lui non esisteva in quel modo lì, né fotograficamente né a livello di montaggio, mentre Il Petroliere tutto sommato sì. Anzi, lo stile di Paul Thomas Anderson si fa più simile a quello che era Boogie Nights e Sydney che non a quello che era in Magnolia, e tantomeno a quello che era in Buriaco d'Amore. Il film ha un ritmo di montaggio molto differente. Un film, non so, è ovvio che oggi, avendo visto l'anno scorso Killers of the Flower Moon, sembra quasi a livello visivo un sequel del Petroliere. È un film che, di nuovo, come Ubriaco d'Amore, come Magnolia, ha in qualche modo rivoluzionato, a mio parere, meno di Magnolia, ed è l'unico motivo per cui preferisco Magnolia. Al di là, ovviamente, del puro gusto personale a livello di storia che racconta, cioè i significati, i personaggi, le storyline dei personaggi di Magnolia, secondo me, sono più belle, più interessanti, ma questo è gusto soggettivo. Sul gusto oggettivo, credo semplicemente che la rivoluzione tecnica, visto che qui stiamo parlando dei migliori registi, la rivoluzione tecnica che ha portato Magnolia al cinema è più importante rispetto a quella che ha portato Petroliere. Tutto qua, né più né meno. Poi, uno è libero ovviamente di continuare a preferire Il Petroliere, ci sta, niente da dire. Credo semplicemente che il tipo di storia sia stata un po', almeno per quanto mi riguarda, meno emotivamente coinvolgente, forse, non lo so. Comunque, è un film della Madonna che ho visto, tra l'altro, anche in tempi piuttosto recenti, ed è sempre un bellissimo film. Ma, ripeto quello che ho già detto, per quanto mi riguarda, Magnolia gli è superiore su quasi tutti i fronti. Qui possiamo definire, secondo me, a livello direi abbastanza globale, senza essere particolarmente di parte, l'apice della carriera di Paul Thomas Anderson. Perché per quanti film dopo, con alti e bassi, siano sempre stati belli, nessuno ha mai raggiunto i livelli di Boogie Nights, Magnolia e Il Petroliere. The Master, uscito nel 2012, uscito dal Festival di Venezia, direi abbastanza bistrattato, comunque non accolto così bene come tutti pensavano, è un bellissimo film, è un bellissimo film che ha tanti detrattori, ha tanti sostenitori, di nuovo siamo sempre lì, per me è un film abbastanza, provo una certa attrazione verso questo film, perché è, in qualche modo riesce a tenermi l'occhio sullo schermo, perché effettivamente è molto affascinante da guardare, per il discorso che facevo all'inizio, un discorso estetico. Dire che questo film non ha un po' di problemini di montaggio, di ritmo, però è un po' sbagliato. Cosa fa The Master? The Master prende la struttura narrativa del Petroliere, perché addirittura c'è la scena finale che è uguale, con il confronto in una sala, ma con lo stile registico di montaggio di Magnolia. E questa cosa cozza. Cioè, ci sono proprio dei momenti in cui cerca di rendere fluido il montaggio, ma per come sono messe in scena le situazioni, i dialoghi, gli attori, questa cosa cozza un pochettino. Io lo trovo comunque un ottimo film, ma è inevitabile capire, comprendere che invece si annoia a morte vedendo questo film, perché può piacere il tipo, può piacere lo stile, può piacere anche la storia, ma negare che il film sia lento è abbastanza assurdo. Cioè, il film è parecchio lento, tanto, troppo, forse. Ma al di là di questo, è comunque un bel film. Credo, tra l'altro, che un po' come in film precedenti, Ubriaco d'amore, per Birdman, Il Petroliere, per tantissimi film, Magnolia non ne parliamo, anche The Master, in maniera magari più subdola, ma ha influenzato tanti film usciti dopo, e uno su tutti, che quando ho rivisto The Master ho riso come un pazzo, Joker di Todd Phillips. Joaquin Phoenix qui aveva già fatto Joker e non ce ne siamo accorti, addirittura ha una scena in cui è vestito uguale. Cioè, Joker a me non mi è mai piaciuto, quantomeno, poi ne parlerò prima o poi. Non è che non mi sia piaciuto, mi piace guardarlo, mi diverte come film, ma non ho mai trovato questo capolavoro, perché è talmente una copia di 7000 film diversi che dici, buh, da Scorsese in avanti.
E c'è un botto di The Master, ma proprio tanto. Andatevi a vedere alcune performance, alcune facce di Joaquin Phoenix in questo film e ditemi che non sono le stesse identiche facce che fai in Joker. Con addirittura lo stesso look nei capelli, lo stesso vestito, cazzo. Porca puttana, ma perché? Todd Phillips, sei un bravo regista, ma perché devi andare a copiare? Cioè, inventa qualcosa. No, troppo faticoso ed è più facile vendere, ovviamente, prendendo cose che già si sa che funzionano. Qui torniamo sempre al discorso di partenza. The Master esce, non incassa un granché, va abbastanza maluccio, mito di Paul Thomas Anderson che inizia un po' a calare, che continua la discesa in vizio di forma. Film molto divisivo, film che devo riguardare, perché l'ho visto una volta sola. E mi ricordo all'epoca chi lo paragonava ai Coen, chi diceva cerca di imitare Lynch, chi no, il grottesco col Thomas Anderson non funziona. Allora, anche Vizio di Forma è un film confezionato da Dio. Il problema di Vizio di Forma è, secondo me, anche un po' Joaquin Phoenix che continua a fare un po' il personaggio, che poi infatti uno dei motivi per cui a me boh, ho paura, ha lasciato un po' lì è perché era un insieme di personaggi fatti negli anni precedenti, e c'è un botto anche del personaggio di Vizio di Forma. E anche Napoleon, mi sembrava di vedere Napoleon a paura, perché sembrava ancora Boh, e in Boh mi sembrava ancora il Joker, e in Joker mi sembrava ancora The Master. Quindi stiamo sempre un po' lì. Io, nella mia ignoranza totale, secondo me, il primo errore di Vizio di Forma è stato l'attore, non perché non sia stato bravo, perché Joaquin Phoenix è sempre bravo, ma perché ha fatto robe che si erano già viste. E lì di nuovo, a mio parere, per un regista come Paul Thomas Anderson, che cerca sempre di dare quella innovazione, anche piccola, ma cerca sempre di darla, senza contare che lo stile visivo, lo stile narrativo, si stava allontanando tanto, troppo, secondo me, da quello che era il suo cinema. Passi il petroliere, passi The Master, ma Paul Thomas Anderson era Boogie Nights, Paul Thomas Anderson era Magnolia, Ubriaco d'amore, quella roba lì. E non c'era praticamente più. E andando ancora avanti, Il filo nascosto, film apprezzatissimo da chiunque, ed è un filmone. La fotografia del filo nascosto, la scenografia e di nuovo Daniel Day-Lewis sono pazzeschi, wow, ma di nuovo è un film che si discosta ancora di più da quello che Paul Thomas Anderson, secondo me, è grande nel realizzare. Il filo nascosto è comunque il suo miglior film dal momento in cui è uscito, dai tempi del petroliere, questo poco mi assicuro, ma con The Master un po' se la gioca. Però non è il Paul Thomas Anderson che ha reso grande Paul Thomas Anderson. E infatti, visto anche un po' l'accoglienza dal pubblico, quantomeno un po' così, come dire, sì, no, beh, il filo nascosto è bello, però Duvalle, perché alla fine la reazione del filo nascosto e dei film di Anderson è sempre un po' quella. Sì, no, è bello, perché non è che poi è brutto, però Duvalle, te lo fai sempre un po' scappare. E io ho patito un po' il montaggio del filo nascosto. Quando ha fatto Licorice Pizza, cazzo, Licorice Pizza è Paul Thomas Anderson al 1000 per 1000, è un ritorno alle origini. In un'epoca di remake revival, anche lui è tornato a scrivere quello che sa scrivere bene, quello che sa fare bene. Quel tipo di cinema lì è il cinema degli anni 90, dei primi anni 2000 di Paul Thomas Anderson, ed è stato infatti un bellissimo ritorno a quello stile lì. Ora ovviamente attendiamo tutti con molta ansia la collaborazione con Leonardo DiCaprio, che è il più grande regista dei nostri tempi, comunque uno dei più grandi, e Leonardo DiCaprio messi insieme, ragazzi, cioè bisogna aspettarsi un grande film per forza. Dalle prime foto uscite sembra che abbia fatto quello che ho detto prima, cioè abbia sostituito Joaquin Phoenix, perché siamo di nuovo un ruolo un po' sopra le righe. Quindi già solo per questo, bravo Paul Thomas Anderson. Non so bene cosa aspettarmi, ma mi aspetto sicuramente un film bello, non lo so, ho delle buone vibes rispetto a quel progetto lì. Concludendo un po' questo mega viaggio all'interno di questa filmografia, ripeto, per me è stato un crescendo fino a Magnolia, con un'ottima tenuta, con Ubriaco d'amore, soprattutto ovviamente Il petroliere, un po' di decadimento con The Master, ma comunque un gran cazzo di film, Vizio di forma forse il punto più basso da dopo la salita, e poi una risalita con Il filo nascosto, che è un bellissimo film, ma di nuovo secondo me qualche problemino di montaggio c'è là, e poi ovviamente Licorice Pizza, che invece ritorna proprio a fare quello che sa fare bene Paul Thomas Anderson. Poi, se uno deve giudicare l'importanza del film, forse Il filo nascosto è un film più importante
di quello che ha fatto dopo. Ma torniamo un po' al discorso con cui ho aperto questo video. Se devo scegliere un film da quale dare una sera, cosa scelgo? Licorice Pizza o Filo Nascosto? E voi cosa scegliete? Licorice Pizza o Filo Nascosto? Dai, siamo onesti con noi stessi, è ovvio che scegliamo l'altro, perché, non lo so, è quel tipo di film che secondo me a lui viene molto bene, che dovrebbe fare tra l'altro più spesso, e non girano film ogni 10 anni, perché, insomma, gli anni passano e i film che puoi fare diminuiscono, quindi purtroppo la vita funziona così. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento alla posizione numero 16, mi sono completamente perso, e stiamo per entrare nella top 15. Troveremo posizioni ancora abbastanza bizzarre, secondo me. E niente, ciao a tutti.